Lo sciopero dei lavoratori di Trenitalia Italo c'è stato, ma è durato alle 3 del mattino fino alle 15 di giovedì. È stata la linea dura del ministro ai trasporti Salvini che ha dimezzato le ore della protesta dei ferrovieri, che avrebbe invece dovuto concludersi alle 2 di venerdì 14 luglio. Una decisione presa al termine dei due tavoli al MIT sugli scioperi dei lavoratori ai trasporti ferroviari e del trasporto aereo, entrambi conclusi con un nulla di fatto. I sindacati, infatti, non avevano ceduto alla richiesta di rinunciare allo sciopero di 23 ore, proclamato unitariamente da tutte le sigle, ma a poche ore dalla fine dell'incontro, dopo il confronto sullo sciopero del 15 luglio del settore handling aeroportuale, che pure è stato confermato, Salvini ha notificato il provvedimento già firmato di riduzione delle ore di sciopero. Ad ogni modo, nella mattinata di giovedì sono stati notevolissimi disagi e ritardi, oltre alle cancellazioni di diversi treni. Vediamo la situazione a Roma Termini, dove alcuni viaggiatori diretti in Calabria si sono dovuti affidare alle preghiere per poter partire. Situazione di grande disagio a Roma Termini, così come in tutta Italia. Vedete alle nostre spalle le file chilometriche, disagi elevatissimi per tanti viaggiatori di quest'oggi, giovedì 13 luglio, ha annunciato uno sciopero personale di Trenitalia, di Trenord e di altre compagnie. Vedete file chilometriche. Ma si sapeva, si era a conoscenza di questo grande disagio. Chiaramente tutti coloro che avevano già un biglietto prenotato sono venuti qui in stazione per capire un po' la situazione, che è effettivamente un po' quella preannunciata: tante corse cancellate, tante corse rinviate, fermate non garantite, qualche treno garantito, e insomma sarà una giornata di passione. Era a conoscenza dello sciopero? Sì. Come si è organizzato? Ha rischiato ugualmente? Sì. Era stato informato comunque, era informato. Ragazzi, da Reggio Calabria a Roma, sapevate di questo sciopero? No, siamo arrivati alla stazione e alla fine abbiamo visto che Ah, non eri proprio a conoscenza. non ci hanno avvisato di niente. Adesso abbiamo preso un treno della fortuna con un grande punto interrogativo perché non sappiamo nemmeno se parte. Speriamo di arrivare in Calabria, per ora questo convoglio non è soppresso, È però. il terzo biglietto che acquistiamo, cioè, anche da dire questo. Siamo pronti all'ennesimo cambio, peraltro. Esatto, abbiamo cambiato poco Siamo fa. pronti a Senti, tutto. se tutto va bene, facendo una grande preghiera, a Reggio dovrebbe arrare alle 20 stasera, a meno che non si Incrociamo le dita. Perde. Purtroppo dobbiamo mettere in preventivo tutt'oggi. Grazie, ciao. Solo un grazie, una preghiera la facciamo. No, preghiera. Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao.